quanto è figo. Allora, sono un po' di fretta perché ho due ore da prendere. Oggi vi porto lontano, andiamo a Chicago per conoscere, per vedere più da vicino il mondo di Motorola. Finalmente, dopo chiaramente questo stop forzato, si torna a dialogare con le aziende, si torna a entrare in quelle stanze dove è difficile metter piede, dove si scoprono tante cose sul presente, ma soprattutto sul futuro, e quindi sarà un video un po' diverso. Vi racconterò la mia esperienza e magari vediamo cosa vi posso mostrare. Andiamo! Tante delle cose che stiamo vedendo purtroppo non ve le posso far vedere, e sarà per un'altra volta, anzi sarà per un prossimo futuro. Intanto vi faccio però vedere questa carrellata di vecchi telefonini, di vecchi modelli, anzi vecchissimi, che hanno fatto un po' la storia del, proprio del mobile mondiale. Non so quanti di voi riusciranno a riconoscere, sì, ok, l'Iridium, il MicroTac, lo StarTac, su quelli sarà abbastanza facile, ma ci sono alcuni modelli che neanche io avevo mai visto, magari qualcuno di voi li ha posseduti. Nel frattempo qui siamo in pausa, faccio vedere un breve giro qui intorno al downtown, l'headquarter è esattamente questo, Motorola sta al 18°-19° piano. Una bella esperienza faccia a faccia di nuovo con i brand, questa era forse la cosa che mi mancava di più, l'esperienza diretta, perché dietro le aziende ci sono le persone e poi tutto quello è il valore aggiunto che riescono a portare. E quindi poter fare le domande davvero a chi realizza le cose, a chi realizza il software, perché si scelgono determinati componenti, fotocamere. È molto molto bello poter tornare in prima linea. Voglio uno di questi a casa. Tornando un attimo su Motorola, alla sua storia recente, perché chiaramente quella passata è molto più complessa, è che è un brand che sicuramente in questi ultimi 3-4 anni ha cercato di rilanciare un po' quello che è non soltanto il brand, ma anche un po' la tecnologia, quello che sta dietro. Quindi un refresh cominciato nel 2019 e poi una fase di posizionamento che poi in questi ultimi anni si è perfezionata fino a quest'anno, al 2022, anno in cui Motorola con più chiarezza, più determinazione soprattutto, sta definendo una lineup precisa dal basso verso l'alto, dal basso chiaramente con i modelli più economici Moto E fino all'alto. Ciò che era chiaro prima, ma che ci è stato detto anche a chiare lettere in questa situazione, è che l'obiettivo non è quello di inseguire le specifiche tecniche, bensì creare un valore aggiunto che sia sì chiaramente legato a quella che è la tecnologia, ma anche poi alle funzioni software. Non è una cosa chiaramente nuova, anche Apple non fa proprio delle specifiche tecniche, della scheda tecnica il suo forte, dei numeri in generale, tanto poi l'esperienza complessiva che fa davvero la differenza. Questo non significa necessariamente fare delle rinunce, vi faccio un esempio pratico. Il software è Ready For, che è una delle funzioni che noi addetti ai lavori abbiamo apprezzato di più sui nuovi Motorola, sia wireless che con cavo. E per chi ha acquistato Motorola di fascia alta o comunque medio alta che possiede questa funzione, sicuramente l'ha provato e lo ha apprezzato. Ecco, vedere come si evolverà, vedere quello che sarà il suo futuro sempre più hub all'interno della casa, è capace poi di interagire davvero con molti dispositivi, cosa che può fare già adesso, ma in maniera ancora più intelligente, soprattutto più utile, più semplice, più rapida. E poi naturalmente 5G. Il laboratorio che state vedendo è uno dei pochi al mondo, solamente i principali brand poi sviluppano davvero attivamente questa tecnologia e lo fanno da tantissimi anni. Motorola addirittura ci sta lavorando al 2013 e già si parla di 6G o di quelli che saranno i prossimi standard. Pensate che in Europa in questo momento il 30% delle attivazioni di Motorola riguarda smartphone 5G, evidentemente quindi è un segmento su cui si può puntare, si deve puntare tantissimo, non solo per loro ma un po' per tutti, questo perché il futuro va in quella direzione. Qui in America ad esempio il 5G quasi full, quello che viaggia già sullo spettro delle millimeter wave, è una realtà e le velocità sono molto sostenute, tanto che gli ultimissimi Edge come il 30 Pro da cui sto filmando tutto questo video riescono a raggiungere i 4 gigabit al secondo in download. Anche perché si è sviluppata questa idea sbagliata che ormai basta avere il giusto chipset, inserirlo nel proprio smartphone e il gioco è fatto. Non è così, perché ci sono una miriade di
altre problematiche che vanno affrontate. Quindi una volta ricevuto il chip, come ad esempio da Qualcomm o da MediaTek, quelli che sono i principali chip maker, bisogna adattarlo a quelle che sono le proprie esigenze, software e hardware, perché poi ognuno va a incasellare tutto ciò all'interno di un proprio involucro, quindi i vari componenti, ma anche il design, i materiali, se c'è metallo, se c'è plastica, tutta una serie di problematiche che si sviluppano e che chiaramente devono essere risolte nel migliore dei modi. Torno un attimo sulla lineup per porvi un quesito: cosa serve davvero ad oggi per essere forti sul mercato? Beh, io un'idea me la sono fatta: bisogna essere sicuramente consistenti, avere una lineup precisa, chiara, e soprattutto avere continuità, mostrare continuità e dare questa sensazione a poi chi acquista e vuole essere seguito in questo percorso. Su Motorola, ecco, secondo me ancora c'è del lavoro da fare. C'è qualche pezzo forte come l'Edge 30 nella fascia media, sicuramente un ottimo posizionamento anche per l'Edge 30 Pro. Manca ancora qualcosa. Se poi c'è un altro valore da tenere assolutamente in considerazione è la riconoscibilità, e sappiamo che su questo Motorola ci sta lavorando, ci lavorerà ancora di più nel prossimo futuro. Una distinzione anche netta da quello che è il resto del gruppo, perché nonostante ci sia un gruppo molto molto forte come quello di Lenovo alle spalle, primo produttore al mondo di PC che ha sempre avuto un interesse nel mobile direttamente, poi ha deciso giustamente a mio avviso di separare le cose, soprattutto di puntare sul brand più forte nel comparto, che è appunto Motorola. Però è così, questa unione di forze poi sta sviluppando delle cose molto interessanti, come ad esempio queste due demo che ci hanno mostrato con il necklace, questo collare smart, che altro non è uno smartphone senza display ma con batteria, GPS, tutti quegli elementi che già ritroviamo su uno smartphone, ma un obiettivo ben preciso, ovvero quello di geolocalizzare con estrema precisione la persona. In questo caso è un accessorio che si indossa al collo e che quindi non pesa, lascia libere le mani e permette di interagire con qualcosa. Pensate ad esempio alla realtà virtuale con questi accessori, questi occhiali che possono essere indossati ma devono essere ancora collegati ad un computer. Ricordo qualche anno fa gli zainetti pesantissimi che si bisognava indossare, adesso basta un cavetto USB Type-C da collegare appunto a questo accessorio, e così tramite gli occhiali di realtà virtuale di Lenovo giocare. Tra l'altro li ho provati, sono davvero molto avanti sia in quanto angolo di visione oltre i 50 gradi e soprattutto in termini di qualità e reattività, davvero impressionante. E siamo arrivati più o meno alla fine di questa avventura, è appena terminata la sessione in cui ci hanno mostrato delle cose che non vi posso raccontare, ma che magari posso provare un po' a descrivervi in senso un po' generale. Perché sì, Motorola sta guardando davvero avanti, questa è la cosa che poi forse interessava anche mostrare a me e poi a tutti i colleghi internazionali in questo evento. È una cosa che già avevamo intuito chiaramente negli anni scorsi, perché il percorso è quello che vi ho raccontato anch'io in questo video. Ci fa piacere perché la concorrenza è alla base poi di tutto in questo mercato come in tanti altri, e dunque un player con le spalle così larghe, con una storia così importante, che ha giocato un pochino sotto il livello di attenzione che ci aspettavamo tutti quanti. Ebbene, adesso questo livello si è sicuramente alzato, il focus è cambiato e si sta puntando più in alto. Soprattutto lo si sta facendo in maniera più strutturata, più sensata, e guardando sia le esigenze del mercato ma anche con un'ottica di lungo periodo. E quest'ultima frase la sottolineo un paio di volte, perché troppo spesso si guarda alle prospettive, alle necessità di corto raggio, quindi a dare subito una risposta a quella che può essere un'esigenza, lasciando o tralasciando un po' invece quelle che sono le prospettive per gli anni a seguire. Ognuno deve fare il proprio percorso, lo deve fare distinguendosi in qualche modo e non soltanto rincorrendo gli altri. Resta quindi che darvi appuntamento ai prossimi mesi per le novità di Motorola e non solo. Non bisognerà aspettare tantissimo. Vi faccio un ultimo giretto a Chicago, se non sguaio prima, poi ci rivediamo in Italia. Da Gabriele tutto, se vi è piaciuto questo video pollice in su e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!